con Maledetti Toscani, a braccetto col Burchiel e con Lorenzo il Magnifico, si riassapora l'atmosfera della Firenze del 1400. Dice Leon Battista Alberti: non frequentare se non persone splendide. E poi lui dove va? Va in un ritrovo di artisti fiorentini, e va cioè nella bottega del poeta barbiere Burchiello, che, dicono gli esperti, ci lascia un guazzabuglio di versi pienamente popolari. Ecco un fulminante esempio: quando i cani pisciano al sicuro, perché col piede puntellan prima il muro, poi puntolini, puntolini. Ecco, questo modo di poetare ebbe un'immensa fortuna all'epoca, e pensate che anche Leonardo da Vinci ne aveva una copia di questi versi nella sua cassa di libri. Il critico De Robertis arriva a parlare di pop art del tempo. Anche il Magnifico, l'insuperato filosofo di Doman non v'è certezza, con i suoi versi ebbe un'immensa fortuna, sia nei canti carnascialeschi, sia nella caldata, fragrante Nencia. E Lorenzo canta così: Nencia, sono innamorato, farfallino alla lucerna, Nencia, sono innamorato, moscerino alla taverna, e dammi in una gota un bacio, saporita più del cacio. Ecco, allora viene da chiedersi: ma il gusto per la comicità nei toscani c'è sempre stato? Lo scopriremo con Maledetti Toscani,